del nostro ciclo sul piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e vi ricordo che questo webinar si inserisce tra le iniziative del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale della PA che Formez gestisce con Agid. Allora, oggi, come sapete, siamo appunto al nostro terzo appuntamento e come da programma affronteremo il tema della spesa ICT nella PA. Voi sapete che Agid annualmente realizza una rilevazione con un panel di oltre 70 amministrazioni proprio per capire come va appunto la spesa ICT nell'arco degli anni. In particolare oggi daremo anche un approfondimento sulla spesa ICT in sanità, perché appunto annualmente si realizza anche un focus di indagine sulla spesa in sanità e soprattutto appunto vi verrà fatto anche vi verranno descritti i trend rispetto alle situazioni degli anni precedenti, vi verranno illustrati i parametri che vengono utilizzati per la conduzione dell'indagine annuale. Allora, io vi ricordo che questo è l'ultimo evento. Chi ha partecipato almeno a 2 eventi su 3 ha diritto ad avere l'attestato di frequenza. Questo attestato lo riceverete più avanti e lo riceverete direttamente alla mail, all'indirizzo mail che avete indicato quando vi siete iscritti su Formezout. Allora, io lascio la parola ai nostri relatori, che oggi sono quattro, perché abbiamo Federica Ciampa, Daniela Romano, Nicola Veglianti e Antonio Tappi, tutti di Agid, che appunto esamineranno il tema che vi ho rapidamente presentato. Quindi chiedo a Federica di parlare, perché vedere la vediamo, e le lascerei subito la parola per fare un'introduzione Grazie al Patrizia, tema. buongiorno a tutti. Grazie. Federica? E ti sentiamo. Buon webinar. Come diceva Patrizia, oggi vi racconteremo una delle attività che accompagna la redazione e l'aggiornamento periodico del piano triennale e che è un'attività che si basa su una survey, su una raccolta di dati quali quantitativi a un panel di amministrazioni che poi vedremo nel dettaglio come è composto e che permette di raggiungere un certo grado di dettaglio nelle informazioni che vengono raccolte, che permettono quindi di dare un contributo significativo alla redazione stessa del piano triennale. Io mi soffermerò in generale sui contenuti di questa rilevazione, sui risultati, sulle principali evidenze dell'ultima, quella sui dati 2000-2021, e lascerò poi la parola ai colleghi per entrare su ciascun filone in maniera più approfondita. Allora, dicevamo, quali sono quindi gli obiettivi di questa attività di analisi e raccolta dati sul territorio. Come vi dicevo, come prevede anche il CAD nell'articolo 14 bis che definisce i compiti per Agid, Agid aggiorna annualmente il piano triennale anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte dalle diverse pubbliche amministrazioni. Quindi c'è un primo, diciamo, obiettivo che è quello di rispondere a questa indicazione contenuta nel CAD. Ma al di là di questo, diciamo, gli obiettivi sostanziali di questa attività sono quello, prima di tutto, di poter disporre di alcuni elementi di analisi e di dettaglio che possano essere di supporto a una buona programmazione e alla definizione di piani di investimento e di spesa coerenti con le indicazioni provenienti da Agid e provenienti comunque dalle strategie emanate dal governo. E questo sicuramente oggi, molto più di ieri, anche lontani da un mainstream di contenimento, di razionalizzazione intesa come contenimento della spesa, quanto piuttosto come riqualificazione della stessa.
Inoltre, grazie alle informazioni qualitative che vengono raccolte ogni anno attraverso le risposte fornite dal panel di amministrazioni, è possibile anche focalizzare le principali caratteristiche del percorso di digitalizzazione in atto anno dopo anno all'interno della pubblica amministrazione italiana. Teniamo presente un altro elemento molto importante della rilevazione 2021, è che essendo stati i dati raccolti nel primo semestre 2021, questi dati ancora non risentono, non hanno subito l'effetto dell'assegnazione di fondi PNRR. Sicuramente risentono in buona parte di quello che è stato l'impatto dell'emergenza Covid, dell'emergenza sanitaria, ma risultano ancora al netto dell'effetto PNRR. Questo è un elemento importante perché potranno rappresentare il punto di partenza, la baseline per i confronti che si faranno nei prossimi anni, quando invece l'effetto di questa assegnazione di fondi, dell'utilizzo di questi fondi, ci auguriamo sarà sempre più evidente. Scusate, forse ne ho saltata una e vado indietro. No, ok, siamo qua. Allora, il perimetro e le assunzioni di base della rilevazione quali sono a livello metodologico? Vi dicevo un panel di amministrazioni centrali e locali, è un panel, ormai è la terza edizione della rilevazione della spesa, composto da 76 enti, di cui in 74 hanno risposto alla rilevazione 2021. In particolare 26 amministrazioni centrali su 27 coinvolte, 21 amministrazioni regionali e province autonome, 13 città metropolitane sulle 14 esistenti e coinvolte e 14 comuni capoluogo delle relative città metropolitane. Quindi è un panel articolato sui tre cluster, diciamo, principali di tipologie di amministrazioni italiane, le amministrazioni centrali, del panel fanno parte oltre che i ministeri, anche le agenzie fiscali ed altri corpi centrali dello Stato. Il cluster delle amministrazioni regionali e province autonome e quello degli enti locali che è rappresentato da queste 28, in questo caso 27 amministrazioni locali, che sicuramente hanno un ruolo trainante a livello dell'amministrazione locale rispetto a scelte di investimento e anche cubatura della spesa. Rilevazioni di base rispetto al perimetro 2021. I dati raccolti sono stati dati di spesa consuntivo per il biennio 2019-2020 e dati previsionali per la spesa 2021-2022. La classificazione della spesa viene fatta a partire dai codici gestionali del glossario SIOPE, cosiddetti codici di quinto livello. Partendo dai quali sono costituite le voci e le macrovoci di spesa omogenee per l'intero panel. Alle amministrazioni panel viene richiesto di rispondere sia per la parte di spesa gestita direttamente dall'amministrazione, sia per la parte di spesa gestita tramite le società in-house. E di indicare rispetto alle singole voci di spesa quanta parte di acquisti viene realizzata attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati messi a disposizione da Consip o dalle altre centrali di committenza territoriali e quanta invece viene realizzata al di fuori di questi strumenti. Inoltre, novità del 2021 è stata l'introduzione del concetto di spesa per l'innovazione. Allora, qui un piccolo passaggio. Dal punto di vista analitico, penso che tutti sappiamo che la spesa viene ripartita tra spesa in conto capitale, la cosiddetta spesa CAPEX, e la spesa di parte operativa, la spesa OPEX, la spesa di funzionamento.
Questa distinzione ha sempre portato a ritenere la spesa in conto capitale l'unica forma di spesa che portava realmente avanti il processo di innovazione e di transizione digitale delle amministrazioni, mentre la spesa corrente, la spesa OPEX, veniva di solito considerata come la spesa destinata esclusivamente al mantenimento dei sistemi in essere. Ora sappiamo per l'introduzione dei cambiamenti in atto anche a livello di paradigmi del digitale, prima di tutto il paradigma cloud, che come sappiamo è uno degli elementi principali della strategia in atto in questi anni, nonché uno degli elementi anche fondanti del PNRR stesso. Beh, sappiamo come poi a livello contabile questa spesa, la spesa per i servizi in cloud, da sostituire anche a spesa a investimenti realizzati per la parte in conto capitale, siano appunto voci di spesa che vengono registrate nella parte corrente. Ciò non di meno è una spesa che genera innovazione e questa, come altre tipologie di spesa che le amministrazioni devono sostenere per seguire le indicazioni del piano triennale o per essere conformi alle linee guida AGID e le indicazioni del CAD, abbiamo cercato di creare quest'altra classificazione per fare in modo che questa spesa fosse evidente rispetto a quella puramente di mantenimento e quindi abbiamo introdotto questa definizione di spesa per l'innovazione. Periodo di rilevazione ne abbiamo parlato prima. I dati quantitativi che vengono raccolti sono principalmente su quattro ambiti: servizi digitali, canali d'accesso, i dati, le infrastrutture, in particolare il ricorso al cloud e la sicurezza informatica. E viene poi fatta una mappatura dei progetti segnalati dalle amministrazioni per verificare anche la coerenza con i contenuti del piano triennale. Principali risultati. I principali risultati della rivelazione 2021 fanno vedere che il panel delle 74, in questo caso amministrazioni coinvolte, ha una spesa che copre quasi l'86% della spesa del perimetro di amministrazioni corrispondenti, cioè fatta esclusione della spesa per la sanità territoriale e della spesa per education. Riportando invece dentro il perimetro anche questi due ambiti di spesa, quindi tutta la sanità territoriale e la spesa ICT per l'education, il panel AGID rappresenta in termini di valore di cubatura della spesa quasi il 50% del valore complessivo. Quindi è un panel contenuto nei numeri, ma sicuramente di una certa rilevanza in quanto a fenomeni e andamenti. Per quanto riguarda la stima, che è questa prima stima fatta su quanto pesa la spesa per innovazione sul totale della spesa, vediamo come si ha un andamento ancora piuttosto contenuto, ma in crescita, soprattutto nelle previsioni 2022. Si conferma in generale e si rinforza l'utilizzo dei canali centralizzati della spesa. E per quanto riguarda l'analisi del percorso, del posizionamento anche che queste amministrazioni hanno su un percorso di trasformazione digitale, i dati raccolti dimostrano che comunque le amministrazioni mostrano di muoversi in maniera sostanzialmente coerente con le indicazioni del contesto e con le strategie generali, sebbene esistano delle aree di grande miglioramento in cui tutte le amministrazioni, a prescindere che si tratti di centrali o locali, hanno ancora molta strada da fare, e questo è sicuramente uno di questi è quello della sicurezza informatica. Lo vedremo meglio dai dati, per cui non mi soffermo ulteriormente. Come diceva anche Patrizia, accanto alla rilevazione dei risultati della rilevazione della spesa, oggi vi presenteremo anche alcuni brevi flash su un'altra rilevazione più specifica e dedicata alla spesa ICT della sanità territoriale. E in cui qui tra l'altro avete anche il link per scaricarla, l'ultimo report, per mettere insieme i dati della rilevazione master e quelli
della rilevazione sulla sanità territoriale e confrontarne gli andamenti. Quella sulla sanità territoriale è un altro dei focus che facciamo e che realizziamo accanto a quello dell'analisi delle attività delle centrali di committenza territoriali. L'ultima rilevazione si sta concludendo in questi giorni e presto saranno disponibili i risultati, ed altre attività più di tipo qualitativo in cui raccogliamo dati più che altro con lo scopo di modellizzare delle indicazioni operative utili per le amministrazioni, come quelle nel caso della gestione delle licenze software. Alcuni brevi flash sui numeri che poi vedrete più nel dettaglio. Prendendo i dati a consuntivo del 2020, il panel delle 74 amministrazioni ha dichiarato una spesa di circa 3 miliardi e 2, di cui 2 miliardi quella delle amministrazioni centrali, 1 miliardo per le regioni e province autonome, compresa la quota parte di spesa sanitaria di competenza strettamente regionale, e circa 200 milioni per le 28 amministrazioni locali. Per quanto riguarda la spesa, della sanità territoriale, quindi a parte quella delle regioni, vediamo che è un andamento questo in crescita costante. Che passa da un consuntivo di circa 600 milioni nel 2019 a un previsionale di quasi 900 mila per il 2022, a cui sommare la parte di spesa per l'ICT sanitaria gestita direttamente dalle regioni, che si aggira, diciamo, vuoto per pieno sui circa 300-400 milioni annui. Il soggetto principale della spesa per ICT territoriale, della sanità territoriale, sono le ASL. Una quota parte significativa è anche quella gestita dalle aziende ospedaliere e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come potete vedere anche da questo grafico. Poi comunque su questo ci tornerà anche Nicola Veglianti. E per quanto riguarda la ripartizione geografica, come potete vedere da questo grafico, sicuramente i principali centri di spesa per la sanità territoriale in campo ICT sono le macro-regioni del nord, principalmente il nord-ovest, seguito dal nord-est, dal centro e poi infine dal sud e isole. Perfetto, allora non mi soffermo su questa slide finale che comunque avrete a disposizione, che semplicemente, perché è abbastanza descrittiva da sola, vi racconta come è strutturato il questionario della spesa, in modo che possiate anche ritrovare il filo logico delle cose che vi ho riassunto velocemente. Passo la parola a Daniela Romano e rimango a disposizione per le vostre domande. Grazie. Buongiorno a tutti. Ok, adesso appunto come introduceva la collega, vediamo le principali evidenze della rilevazione che è stata dell'ultima rilevazione che è stata condotta. Allora, partiamo subito da questa prima rappresentazione in cui stavolta teniamo conto, diciamo, della spesa ICT nella PA italiana, diciamo, riferita anche a settori che poi non sono stati strettamente magari di indagine nella nostra rilevazione, ma lo vedremo poi nelle slide successive, proprio un focus dedicato. In questa prima slide sono stati messi a confronto tutta una serie di dati a partire dal 2016, quindi noi abbiamo messo intanto la media tra il 2016 e il 2018. Poi il 2019 e il 2020 come dati a consuntivo e il 2021 e il 2022 come dati previsionali. Quindi diciamo in quel caso si tratta proprio di dati ancora che saranno forse confermati con le prossime rilevazioni che verranno effettuate. E anche in questo caso teniamo a specificare, anche se l'ha detto già la collega Federica, che in questo caso non si tiene ancora conto ovviamente dell'effetto PNRR. Allora, vediamo che c'è tutta una parte del grafico poi diciamo, con uno sfondo leggermente differente diciamo, che fa riferimento sì agli anni poi di cui abbiamo i dati previsionali, ma anche diciamo, segna un po' il passo fra
2019 e poi diciamo, le annualità successive all'avvento dell'emergenza sanitaria, che ha comportato ovviamente degli effetti anche proprio nel modo in cui si è speso in ambito ICT in tutta la PA italiana. Allora, guardando appunto adesso poi i settori rappresentati nel grafico, è possibile vedere come tra gli anni che includono la media 2016-2018 e il 2019 avevamo una crescita del più 6,6%, una crescita che subisce una leggera contrazione invece tra il 2019 e il 2020, con diciamo, una crescita che si attesta solamente a un più 3,9%. Cosa avviene? Appunto, l'abbiamo già anticipato, lo ricordiamo tutti ed è comunque evidenziato appunto, dal cambio avvenuto a seguito dell'emergenza sanitaria e diciamo con due però ecco, particolarità, cioè il settore education che è l'unico settore che invece in queste due annualità, quindi tra il 2019 e il 2020, vede una variazione, una crescita superiore proprio al trend del passato. Quindi diciamo, in questo caso registriamo un più 10,5% addirittura. Per quanto riguarda invece l'ambito sanitario, questo è il settore che registra il minor rallentamento rispetto al trend del passato. Gli anni successivi, invece, sempre in termini di stima, ci fanno vedere come abbiamo una ripresa anche nella crescita della spesa ICT in tutta la PA, con delle medie che si attestano, diciamo, a quelle, diciamo, precedenti l'emergenza, quindi con un più 5,7%, e poi vedremo con un più 6,5% tra i dati previsionali del 2021 e i dati previsionali del 2022. Queste cifre e questi ambiti, come abbiamo detto, non sono stati oggetto diretti della rilevazione della spesa ICT dell'ultima edizione, quindi in particolare mi riferisco ovviamente a education e sanità. E anche per quanto riguarda gli altri settori rappresentati, quindi le pubbliche amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome e le pubbliche amministrazioni locali, ci sono dei distinguo, nel senso che nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali abbiamo indagato il settore nell'ambito della rilevazione della spesa condotta da Agid, abbiamo indagato il settore statale e altri enti che riguardano l'amministrazione centrale, ma riferito soprattutto agli enti previdenziali, Presidenza del Consiglio, Corte dei Conti, Istat, quindi anche istituti di ricerca. Per quanto riguarda invece regioni e province autonome, ovviamente il panel coincide esattamente. Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni locali, ma questo ripeto un po' quello che ha già sottolineato la collega Federica, in quel caso ovviamente il panel comprende appunto città metropolitane e comuni capoluogo. Bene, cosa possiamo evidenziare? Nel momento che adesso, giunti appunto, diciamo, con l'ultima rilevazione, abbiamo acquisito dei dati ormai a consuntivo fino al 2020, quindi abbiamo, con le ultime rilevazioni, appunto, sono stati raccolti dati di spesa a consuntivo che a questo punto appunto si estendono fino al 2020. Allora, questa è una slide in cui ovviamente si fa riferimento esattamente al panel Agid che abbiamo già detto in precedenza. Quali sono le principali evidenze guardando proprio il grafico? Sicuramente, diciamo, rispetto ai cluster indagati, le PA centrali sono quelle che mostrano per l'appunto un andamento crescente più marcato. Lo vediamo, partono nel 2016 con 1 miliardo e 4 per arrivare nel 2020 a oltre 2 miliardi. Le regioni e province autonome invece risultano avere in crescita soprattutto per i dati che vanno dal 2019 al 2020, ed c'è una leggera contrazione tra il 2016 e il 2017, poi inizia la ripresa, più che ripresa l'andamento, diciamo, ricomincia a crescere, con appunto una crescita particolare poi tra il 2019 e il 2020, e
Infine abbiamo poi, per quanto riguarda le PA locali, allora in quel caso diciamo che rappresentano, cioè si vede come l'andamento è abbastanza costante, con qualche, nel caso appunto del 2017, una leggera anche qui contrazione per poi riprendere e crescere in maniera abbastanza costante. Ricordiamoci che questi sono dati a consuntivo, quindi quelli che le amministrazioni ci hanno fornito appunto come dati a consuntivo, quindi qui non si tiene conto dei dati previsionali. Sulla base dei dati a consuntivo e anche delle indicazioni che abbiamo tirato fuori dai dati previsionali, abbiamo pensato di rappresentare il posizionamento delle PA, dei cluster di pubbliche amministrazioni del panel AGID. Abbiamo pensato di rappresentarlo rispetto a quelle che sono le indicazioni contenute all'interno del piano triennale. Ora, le principali indicazioni contenute finora all'interno del piano triennale, con appunto riguardo alla riqualificazione della spesa in ambito ICT, diciamo, vedeva come diciamo, spesa, possiamo definirla migliore, quella che veniva effettuata in conto capitale, quindi la cosiddetta spesa CAPEX, e quella che veniva effettuata tramite CONSIP o centrali di committenza. Quindi, sulla base di queste due indicazioni che sono contenute per l'appunto all'interno appunto del piano triennale, abbiamo deciso di rappresentare l'informazione appunto con una serie di, come se fosse proprio una mappa. Per cui adesso noi vediamo come, prendendo i tre cluster, questi tra i tre cluster, nella media diciamo tra il 2016-2018 e gli anni 2019-2020, e anche poi tenendo conto dei dati previsionali 2021-2022, effettuano un vero e proprio, diciamo, percorso, possiamo definirlo virtuoso, visto che diciamo, sono in linea con, appunto, con le indicazioni, tanto che vediamo che appunto guardando l'ultima rappresentazione, l'ultima mappa a destra, abbiamo uno spostamento di tutti e tre i cluster verso il quarto quadrante, il quadrante che rappresenta la situazione proprio ottimale, quella in cui la pubblica amministrazione, oltre a incrementare l'incidenza sul totale della spesa finalizzata ad investimento, fa anche ricorso proprio agli strumenti centralizzati per le proprie procedure di acquisto. Bene, questo tipo di rappresentazione abbiamo deciso di riprodurla, però stavolta tenendo conto delle aree geografiche, quindi sulla base appunto, ovviamente in questo caso tenendo conto solo delle pubbliche amministrazioni che facevano parte del cluster di regioni e province autonome e poi delle città metropolitane e dei comuni capoluogo, abbiamo suddiviso il panel ovviamente in quattro principali aree geografiche. E anche qui abbiamo verificato come questi cluster si sono mossi rispetto sempre a quelle principali indicazioni, quindi quelle di, diciamo, di ricorrere a spesa CAPEX, di ricorrere per effettuarla a CONSIP o a centrali di committenza. Tutte le aree geografiche, appunto, si può vedere che sono in linea con le indicazioni del piano triennale, quindi che tutti i cluster compiono appunto un movimento virtuoso, e diciamo, in particolare diciamo, possiamo dire che gli strumenti di acquisto centralizzati rappresentano quasi l'unico canale per gli enti del centro e ancora di più, come potete vedere, per il cluster di sud e isole, che è l'unico che arriva proprio all'ultimo quadrante. All'interno della rilevazione della spesa, come forse alcuni di voi sapranno, perché magari le amministrazioni, diciamo, hanno partecipato proprio a questa rilevazione, abbiamo anche raccolto dei dati rispetto alle tipologie di progetto che le pubbliche amministrazioni hanno appunto avviato
nel corso del triennio 2020-2022. E le abbiamo classificate secondo la tipologia, che sono queste quattro che diciamo, potete già visualizzare in questa slide, quindi progetti volti ad autoamministrazione, progetti istituzionali, progetti che sono strategici di quella PA verso altre PA e progetti che sono strategici effettuati da quella pubblica amministrazione verso cittadini, imprese o utenti, anzi senza O, e utenti finali. Bene, quali sono le principali evidenze rispetto a quello che è rappresentato in questa slide? Vediamo che per quanto riguarda il settore delle pubbliche amministrazioni centrali abbiamo 316 progetti per un ammontare di 2,3 miliardi di euro, dove l'ambito istituzionale è quello prevalente e dove abbiamo 103 iniziative per circa 1 miliardo di euro. Questa lettura ovviamente si accompagna a quella che vedete nella parte superiore della slide, dove invece si tiene conto di tutte le iniziative progettuali. Quindi nella parte superiore della slide troviamo l'analisi per tipologia riferito ai 679 progetti che sono stati censiti all'interno della rilevazione. E queste ulteriori evidenze invece riguardano, questa per esempio riguardante la pubblica amministrazione centrale, adesso quelle che invece vedremo su regioni e pubbliche amministrazioni locali, quelle invece sono, diciamo, un incrocio di dati per dare una visione diversa, ovviamente, un'informazione in più. Quindi per quanto riguarda regioni e province autonome, in quel caso sono state, diciamo, registrate 242 iniziative progettuali per un ammontare di circa 925 milioni di euro, quindi quasi 1 miliardo di euro, e in questo caso le iniziative progettuali sono rivolte principalmente all'ambito dei progetti che sono stati definiti strategici della PA verso cittadini, imprese e altri utenti finali, e si tratta all'incirca di 100 iniziative progettuali per circa 400 milioni di euro, quindi 100 iniziative che riguardano appunto questa tipologia. Strategici della PA verso cittadini, imprese e altri utenti finali. Per quanto riguarda l'altro cluster, quindi le pubbliche amministrazioni locali, allora in questo caso invece sono stati registrati 121 progetti per un ammontare di circa 160 milioni di euro. Stavolta, anche in questo caso, come nel caso di regioni e province autonome, l'ambito principale è stato quello dei progetti strategici verso cittadini, imprese e altri utenti finali che hanno, diciamo, registrato 72 progetti proprio in questo ambito per un ammontare di circa 96 milioni di euro. Bene, quindi abbiamo raccontato che abbiamo fatto una doppia classificazione progettuale, una per tipologie, quella che vi ho appena illustrato, e una invece per quanto riguarda i macroambiti del piano triennale. Quindi piattaforme, infrastrutture, servizi, dati, sicurezza informatica, interoperabilità e governance. E anche qui abbiamo nella parte superiore della slide una rappresentazione che ci dà subito evidenza del fatto che, diciamo, rispetto al totale delle iniziative progettuali, queste si sono concentrate principalmente su tre ambiti che sono appunto in ordine di consistenza: piattaforme, infrastrutture e servizi. E in particolare, se poi noi proviamo a incrociare invece rispetto al dato dei vari cluster, possiamo poi annoverare, diciamo, come principali evidenze il fatto che piattaforme e infrastrutture rappresentano i principali macroambiti di intervento di spesa seguiti da servizi. E poi in particolare per regioni centrali, per amministrazioni centrali e regioni, queste investono la maggior parte delle proprie spese rispettivamente nel macroambito appunto piattaforme e infrastrutture con quote che salgono rispetto a quelle che vediamo invece diciamo sul totale, quindi con quote del 38% e del 44% sugli importi complessivi, mentre le amministrazioni locali orientano circa il 37% verso il macroambito servizi.
Bene, io adesso passo la parola al collega Nicola, che invece, diciamo, vi darà un'ulteriore, diciamo, rappresentazione delle informazioni e anche un focus sulla spesa ESIT. Ambito Buongiorno a sanitario, tutti. scusate. Buongiorno a tutti. Ora, dopo aver visto con le colleghe l'andamento complessivo della spesa e aver fatto comunque un excursus sui progetti che sono stati rilevati attraverso l'indagine, andremo a vedere un po' più nel dettaglio quali sono stati i dati raccolti inerenti alla spesa e quindi andremo a vedere l'andamento della spesa complessiva e poi faremo un focus sulla spesa sanitaria. Come potete vedere da questo grafico, la prima cosa che salta all'occhio è l'aumento della spesa tra gli anni a consuntivo e con gli approvvigionali. Si passa da una media annua di circa 3 miliardi a una media circa di 3,7 miliardi. Questo è anche frutto, con un conseguente tasso annuo di crescita composto, del circa 8%. Frutto quindi dell'aumento delle due annualità tra il consuntivo e il primo anno di previsionale e di una stabilizzazione tra il 2022 e il 2021. Ora, per interpretare al meglio questo andamento, è necessario comunque prendere in esame due chiavi di lettura, una che conosciamo bene purtroppo, cioè quella del Covid-19, e l'altra il PNRR. Per quanto riguarda il Covid-19, lo sapete, è stato necessario fare degli acquisti straordinari nell'anno di pandemia per poter consentire l'operatività e il day by day dell'amministrazione. Vedremo anche in seguito, quando faremo un focus sulle macro voci di spesa, che una delle voci principali aumentate principalmente è quella del client PC, quindi tutte quelle voci inerenti all'attivazione dello smart working. Da un altro punto di vista, ha anche portato prima alla sospensione e poi al definitivo abbandono della legge della sospensione della revisione della spesa pubblica, quindi quella prevista nella legge di bilancio 2020, che prevedeva una riduzione della spesa corrente per il settore informatica del circa 10% rispetto al biennio 16-17 e del 5% per quanto riguardava le infrastrutture informatiche, e poi soprattutto a giustificare quel consolidamento della spesa per il 2022. Tutto ciò ha comportato anche un'eredità di beni e servizi non previsti dall'amministrazione. Fatti gli acquisti straordinari, sono rimasti in pancia all'amministrazione e quindi ha portato a non prevedere più un sostanziale aumento della spesa. Questo andamento, comunque, come diceva anche la mia collega Federica, è anche giustificato dal fatto che, dati le tempistiche in cui si è chiusa la nostra indagine, non sono state intercettate tutte le risorse previste dal PNRR, in primis quelle inerenti alla componente 1 della missione 1, cioè quella della digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza della pubblica amministrazione, dove all'interno ci sono tutte le spese per la cyber security, i dati, l'interoperabilità ed altro, e soprattutto il cloud. Recentemente, su PA Digitale 2026, sono stati aperti i primi bandi su Speed, Apprio, PagoPA e soprattutto sulla migrazione al cloud per i comuni. Sono stati stanziati i primi 500 milioni a fronte del miliardo previsto. Ora, come potete vedere, il grafico ha due aree colorate. Quella rosa si riferisce alla spesa in sanità in capo alle regioni, possiamo definirla di coordinamento regionale. Avremo una slide dedicata. Quelle prossime slide invece sono un focus sull'area azzurra, blu, sostanzialmente. Nella nostra rilevazione, oltre a chiedere il dato puntuale di quanto l'amministrazione spende, si chiedeva anche tramite quali canali vengono fatti determinati acquisti, e quindi si chiede uno spaccato della spesa fatta sia per canali centralizzati, quindi Consip e centrali di committenza, sia invece quella fatta al di fuori di essi. Come potete vedere, c'è una netta prevalenza per i canali centralizzati, soprattutto con una media nei 4 anni del circa 80%, ma tende comunque a crescere in previsione arrivare all'83%. Questo soprattutto in un'ottica di razionalizzazione della spesa, come detto all'inizio, non di mero contenimento, però, ma anche per arrivare a una maggiore efficienza ed efficacia della procedura d'acquisto. Questo si lega anche alle riforme in atto col PNRR, uno degli obiettivi raggiunti per avere la prima tranche di risorse è stato quello di andare a riformare proprio il processo di acquisto ICT,
che ha l'obiettivo di semplificare, di rendere meno gravoso in termini di risorse e di tempi il processo di acquisto per i servizi ST per tutti gli attori che sono soggetti agli appalti, al codice degli appalti. Se volete approfondire, ma lo saprete sicuro, potete andare a visionare l'articolo 53 del decreto legge del 31 maggio dello scorso anno, numero 77. Nonostante questa comunque peculiarità e preferenza per i canali centralizzati, non mancano comunque delle peculiarità tra i vari comparti indagati. Ci sono le PAC e le regioni che lo usano in netta prevalenza, leggermente di meno le PAL. Ciò che le contraddistingue è la tipologia di spesa che passa attraverso i canali. Se le PAL, le PA centrali, la preferiscono i canali centrali sia per transare la spesa in conto capitale che in quella operativa, le regioni e le PA e le PAL la prediligono soprattutto per la spesa CAPEX. Ora, nonostante questa preferenza, marcata preferenza per le spese in conto capitale, vedremo in seguito che comunque fa ancora la voce grossa nella spesa dell'amministrazione, la spesa operativa o detta OPEX. Però prima di vedere questo, da quest'anno c'è stata una novità. Abbiamo cercato di superare questa stretta equivalenza CAPEX, conto capitale, spesa buona, innovazione, ed andare a indagare un po' meglio, andare a perimetrare meglio quella che sia la spesa capace effettivamente di generare innovazione, sia perché nella spesa operativa, anche nel day by day, può esserci dell'innovazione, della spesa capace di generare innovazione, e sia anche per andare incontro alle amministrazioni che in maniera molto più pragmatica, sostanzialmente, trovano anche difficoltà a volte a trovare una specifica coincidenza con i codici SIOPE che noi utilizziamo, e quindi molto spesso spesa buona, definiamola buona, ad esempio il cloud, va a finire nella spesa operativa perché i codici più gettonati, tra l'altro, c'è cioè la gestione e la manutenzione dell'applicazione, o i servizi di interoperabilità e cooperazione che si trovano appunto, sono voci che attraverso i codici SIOPE rientrano nella spesa operativa. Per fare questo abbiamo fornito all'amministrazione un dettaglio di voci più relativamente spiccatamente rivolte all'innovazione, anche grazie alle indicazioni delle linee guida del piano triennale, solo per citarne alcuni, gli hardware e software per la realizzazione di piani di adeguamento ai livelli minimi di sicurezza e di affidabilità, lo sviluppo di manutenzione per l'adeguamento alle piattaforme del piano triennale, o la realizzazione di infrastrutture flessibili e virtualizzate secondo il principio di cloud first. Come potete vedere, la media è del circa 23%, non mancano comunque le peculiarità e alto in tutte le amministrazioni, e soprattutto attendere, nonostante le amministrazioni avessero previsto un consolidamento della spesa, la spesa di innovazione è prevista crescere, e questo è un buon segno anche per vedere che tutto questo si sta concretizzando poi in progettualità di innovazione. Lo possiamo anche vedere nello spaccato delle macrovoci. La prima cosa che salta all'occhio sostanzialmente è la riduzione negli anni dell'incidenza della manutenzione di hardware e software, soprattutto in favore delle due voci in conto capitale. Come dicevo prima, questo è anche un indice della concretizzazione della spesa in progettualità volte alla digitalizzazione. Riprendendo il discorso prima della mia collega con i progetti, magari l'avete già letto nel report, magari vi incuriosisco, lo andrete a leggere. Nel nostro report, oltre a quella classificazione di progetti, quindi per tipologie e macroambiti, c'è anche una classificazione per finalità, e proprio a legare questa cosa, questo fil rouge verso la digitalizzazione, molti dei progetti che sono stati indagati hanno come finalità quello dello sviluppo di piattaforme e servizi digitali. Altre cose che saltano all'occhio è che la voce altri servizi la fa un po' da padrona, drena molte risorse, soprattutto per i servizi di connettività, fonia e dati, mentre per le licenze fa ancora il 97% della voce licenze è riferibile a quelle standard e commerciali, anche se in previsione è previsto un aumento di quelle sviluppate ad hoc, insomma, soprattutto anche per andare a evitare in futuro un effetto di lock-in con i fornitori. Come dicevo poc'anzi, le voci che maggiormente crescono sono gli acquisti hardware, gli acquisti servizi sviluppo software, lo potete vedere anche nello piccolo specchietto a destra. Quasi tutte le amministrazioni, tutti e tre i comparti di amministrazione hanno gli applicativi ad hoc a cubare principalmente una delle voci che cuba principalmente risorse, e questo legandoci anche a quello detto prima, sostanzialmente, la necessità di fare degli acquisti straordinari tra gli NPC, gli apparati di rete, i pacchetti software disponibili sul mercato.
Questo era un quadro sostanzialmente sulla spesa delle amministrazioni. Come detto prima, abbiamo anche questa slide di focus sulla spesa sanitaria in capo alle regioni. Quest'anno i dati sono stati migliori, abbiamo potuto fare un piccolo identikit della spesa sostanzialmente. Si riferisce a circa 300, si sostanza sostanzialmente a circa 300 milioni annui. Viene principalmente transata al di fuori di principalmente attraverso Consip e centrali di committenza. Questo in linea con quanto visto con la spesa extra sanitaria, però ha un livello più basso riguardo a quanto riguarda il CAPEX. Ha un livello più basso. Se in media le amministrazioni transano il 30, 36% della loro spesa riferibile al CAPEX, per quanto riguarda la spesa sanitaria è del 26%. Chiudo semplicemente facendovi notare che quello che salta all'occhio, che le voci più grandi di spesa sono la gestione e manutenzione software e gli applicativi ad hoc. Questo è sostanzialmente a sottolineare il fatto che comunque sono presenti ancora dei sistemi, diciamo un parco applicativo abbastanza datato, che richiede comunque molti interventi, specialistici ad hoc e che comunque porta anche a dei problemi di vulnerabilità, che soprattutto si lega anche sul fatto che la voce molto bassa è anche riferibile agli altri servizi di sicurezza. Il tutto quindi porta alla necessità di cambiare marcia verso a un modernamento dell'apparato informatico in oggetto. Altra vista complementare per la spesa sanitaria, quindi oltre ad indagare la spesa in capo alle regioni, chiamiamola di coordinamento, abbiamo anche indagato la spesa transata dalle strutture sanitarie sul territorio, quindi ASL, IRCCS, aziende ospedaliere. Cosa possiamo vedere? Che anche qui sono caratterizzate sostanzialmente da un trend di crescita. Le motivazioni sono facilmente riconducibili a quelle che abbiamo detto poc'anzi. Anche qui sostanzialmente si vede anche se in media, nei 4 anni, la manutenzione dei sistemi cuba circa il 44%, è prevista ridursi negli anni in favore degli acquisti hardware e sviluppo software. Anche qui le motivazioni sono le stesse dette poc'anzi. Quello che possiamo notare è che nella spesa è maggiormente riconducibile alle aziende sanitarie locali, un po' per una questione numerica, un po' perché hanno nella loro mission diversi obiettivi rispetto alle aziende ospedaliere, quindi è necessario per loro avere più risorse a disposizione. E un'altra cosa che possiamo notare è che nel tendere aumenta anche la spesa degli RCCS e delle aziende ospedaliere. Questo si regge anche con la riforma prevista nella missione 6 del PNRR, che vuole andare a riformare gli RCCS, sia andandoli a specializzare in maniera più specifica, e sia anche per andare a strutturare una rete di scambio di informazioni tra le varie strutture. Una premessa, questa rilevazione, di cui adesso vedremo anche uno spaccato geografico, si innesta in un contesto in continuo mutamento. Nello stesso PNRR prevede la creazione di comunità, di ospedali di comunità e case di comunità, e di far rendere anche la casa come primo luogo di cura. Quindi siamo in uno scenario in itinere. Detto ciò, comunque si può anche vedere che l'orientamento è quello giusto, passatemi il termine. La spesa sta aumentando per andare ad intercettare le innovazioni necessarie. E un'altra cosa che si poneva il PNRR, ma si sta già mettendo in atto, se vediamo lo spaccato, si sta anche riducendo quella disparità geografica sostanzialmente. Negli anni, come potete vedere, il centro e sud isole, anche se è un'area geograficamente più ampia delle altre, sta recuperando terreno in quella che potevano essere definite le aree più avanti rispetto alla digitalizzazione dei sistemi sanitari. Come potete vedere, negli anni centro e sud isole recupera terreno soprattutto per quanto riguarda il nord-ovest. Una peculiarità, ma l'abbiamo visto anche nei parlogrammi fatti vedere dalla mia collega, ma quindi che ritroviamo similitudini anche con quanto visto nella spesa per le amministrazioni, è che il centro e sud isole rispetto a nord-est e a nord-ovest
prediligono nettamente l'utilizzo dei canali centralizzati. Lo potrete vedere nel report nel dettaglio, ma sostanzialmente già nel 2019 il Consip transava circa il 55% della spesa, arriverà a transare circa il 62%. Mentre per quanto riguarda nord-ovest e nord-est, le gare dirette, anche se in fase calante Consip recupererà un po' di terreno, restano comunque la parte predominante. Come dicevo, perché diciamo che la strada è quella giusta e stiamo andando verso un percorso di digitalizzazione? Perché nell'indagine abbiamo chiesto anche quali potessero essere i principali ambiti progettuali per il 2022 e abbiamo riscontrato che a spiccare soprattutto la telemedicina e la teleassistenza. Perché questo? Perché si lega anche al fatto che uno degli obiettivi del PNRR è quello di arrivare entro il 2025 a curare o comunque tenere traccia di circa 200.000 pazienti attraverso la telemedicina. Continuo a parlare di PNRR perché rispetto alla rilevazione fatta della spesa complessiva delle amministrazioni che abbiamo visto, questa indagine sulla spesa sanitaria territoriale si è conclusa a dicembre 2021, quindi circa il 35% delle strutture coinvolte aveva comunque già in mente, aveva già comunque visione di quali potessero essere le risorse del PNRR che potevano essere a loro disposizione e quindi soprattutto negli anni previsionali 21-22 hanno già previsto degli effetti sulla loro spesa. Come possiamo vedere, appunto, c'è la telemedicina, ad essa collegati anche per consentire uno sviluppo della telemedicina. Gli altri ambiti progettuali sono quelli riguardanti in ambito infrastrutturale la cartella clinica elettronica, che per legarsi alla telemedicina dovrà integrarsi ed essere potenziata. Restano leggermente staccati la business continuity e la disaster recovery, comunque c'è un aumento rispetto alla scorsa rilevazione, segno che anche qui le amministrazioni e le strutture hanno preso coscienza dell'importanza di avere delle strutture resilienti. Resta staccato, molto staccato il cloud computer, ma soprattutto quelle che possono essere definite le tecnologie più all'avanguardia, quindi quelle che potrebbero aiutare effettivamente a fare quello step successivo, quindi l'artificial intelligence, big data e blockchain. Ma diciamo, è un passettino alla volta, la situazione è nettamente migliorata dalla scorsa rilevazione, stiamo cominciando a fare i primi passi, ci siamo affacciando a delle tematiche prima completamente sconosciute, tra virgolette, come la telemedicina. Solo il 7% delle strutture coinvolte non prevede neanche una fase pilota tra i servizi erogati ai cittadini, quindi non prevedono queste telemedicine, quindi quasi il 100% del campione lo prevede. Lo step successivo, nelle prossime rilevazioni, magari aumenteranno anche queste aree più d'avanguardia. E ora lascio la parola al mio collega Antonio Tappi che vi darà un excursus sull'indice digitale che abbiamo costruito e in cui ritroverete anche il concetto di spesa di innovazione. Io vi ringrazio e lascio la parola al mio collega Tappi. Grazie Nicola e grazie a tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Allora, il mio intervento va un po' ad approfondire un elemento che è questo del Digital Readiness Index, che di fatto è un po' un elemento che va a corredare tutto quello che è stata l'analisi dei dati raccolti e le informazioni previste, diciamo, dal report della spesa ICT. Premetto che questo indicatore è relativo alla spesa ICT complessiva, quindi non va a incidere sulla spesa della sanità e sui indicatori in tema di sanità territoriale, ma è stato sviluppato già nello scorso anno, lo trovate già presente nel report della spesa precedente a questa attuale, all'attuale rilevazione. E di fatto quest'anno è stato un po' perfezionato e consolidato per il processo un po' di definizione che si fa via via attraverso i vari indici. Ve lo rappresento in maniera un po' più approfondita
Per farvi capire un po' come è stato costruito, qual è stata la metodologia che ha portato poi allo sviluppo di questo indicatore. In prima battuta va detto che l'indice risponde a un duplice obiettivo. Il primo è quello di valutare la maturità digitale delle pubbliche amministrazioni. Diciamo il livello di maturità digitale della digital transformation delle PA. E dall'altra, l'altro obiettivo è quello di valutare anche il percorso di innovazione, Digital Innovation Path, è stato denominato, cioè il percorso per cui le pubbliche amministrazioni si muovono in questa fase di digitalizzazione, di trasformazione digitale. Per questo ci sembrava assolutamente utile già nello scorso anno andare a porre una misura, un indice che misurasse questa maturità digitale per capire meglio come andare a intervenire in quelli che possono essere i gap e le carenze e gli ambiti di miglioramento in ambito digitale del mondo della pubblica amministrazione. Ovviamente l'indice si riferisce alle pubbliche amministrazioni panel, quelle che hanno partecipato all'indagine, ed è stato calcolato su quelle che sono state le risposte alla survey alla quale hanno partecipato le varie amministrazioni coinvolte. In prima battuta sono stati identificati i cinque ambiti di digitalizzazione, che sono canali di interazione, servizi digitali e cittadini e imprese, data governance e politiche di open data, cloud computing e tutto l'ambito della cyber security. Questi sono stati gli ambiti che sono stati definiti per andarli a valutare attraverso poi l'introduzione di alcuni parametri per ognuno di questi ambiti di digitalizzazione. Quindi dei parametri di valutazione che per ognuno di questi ambiti è stato introdotto. Per quello che riguarda, per esempio, l'ambito di canali di interazione, sono stati definiti dei parametri relativamente al livello di adozione, quindi all'utilizzo, l'interazione attraverso, che ne so, il portale, posta elettronica piuttosto che app social, app mobile, quindi una serie di elementi che sono stati ovviamente richiesti nella indagine che è stata svolta. Tutti elementi qualitativi, quali quantitativi, che vengono presi in considerazione. Parametri che si riferiscono invece ai servizi digitali a cittadini e imprese erano tutti relativi all'interattività, la disponibilità, l'accesso, modalità di accesso tramite SPID, tramite carte d'identità elettronica o CNS, l'utilizzo di KPI, quindi di indicatori di performance, se sono stati utilizzati indicatori di efficacia relativamente ai servizi digitali. Per ciò che riguarda tutto l'ambito invece di data governance e politica di open data, è stato richiesto e su questo sono stati valutati alcuni parametri, cioè se è stato emanato, implementato un piano di data strategy, quali sono stati rilascio di open data, quindi diciamo sono state sviluppate applicazioni in ambito open data, nell'ambito della gestione dei dati. Per quello che riguarda invece l'ambito cloud computing, è stato analizzato l'adozione del cloud, l'approccio del cloud, quindi come si stanno muovendo le amministrazioni su questa tematica. Stessa cosa per quello che riguarda l'ambito di digitalizzazione della cyber security, dove sono stati poi introdotti dei parametri relativi alla governance della cyber security, se sono stati svolti e implementati degli assessment di sicurezza informatica, quali sono state le misure introdotte, se sono stati introdotti dei piani di disaster recovery, business continuity e tutti altri aspetti tecnici che sono stati introdotti come parametri di valutazione. Tutti questi, quindi cinque ambiti, parametri di valutazione per ogni ambito, sono stati pesati, quindi è stato associato un peso ad ognuno dei parametri. Ovviamente il peso per ognuno degli ambiti, il totale, diciamo, è 100, quindi è stata introdotta un livello di rilevanza, diciamo, un peso relativo ai parametri per
per fare in modo che, diciamo, di uniformare rispetto allo specifico ambito di digitalizzazione, un po' la valutazione che ne veniva fuori. Con punteggi di scala da 0 a 100 si è proceduto poi all'analisi e al calcolo di questo indicatore. L'indicatore generale Digital Readiness complessivo è poi composto da due ambiti differenti a loro volta, cioè una media pesata sugli indicatori che si riferiscono al front office, che sono per l'interazione e servizi digitali, e una media pesata poi di indicatori che si riferiscono agli ambiti così definiti di modelli di tecnologie abilitanti, che sono sostanzialmente l'ambito dei dati, del cloud computing e della parte della cybersecurity. Questo perché in modo tale che dal calcolo di questi due indici, front office e tecnologie abilitanti, venisse fuori il calcolo della digital readiness complessiva, quindi l'indicatore vero e proprio. Altro elemento che è stato introdotto quest'anno e che fa parte un po' del processo progressivo di miglioramento e di consolidamento dell'indice è quello di assegnazione di un peso relativamente alla tipologia della pubblica amministrazione, perché ovviamente pesare alla stessa maniera un'amministrazione locale, una pubblica amministrazione locale rispetto a una pubblica amministrazione centrale poteva creare già una difformità, insomma, di giudizio e di valutazione per quello che riguarda poi l'indicatore sintetico, perché ricordiamoci che ogni indicatore quanto, diciamo, deve sintetizzare una serie di elementi, deve essere il più possibile oggettivo per quello che riguarda poi il risultato finale. In particolare, quindi, questo lo trovate nel report di quest'anno, è stato introdotto un peso che va a pesare maggiormente gli ambiti del front office per quello che riguarda le pubbliche amministrazioni locali, quindi proprio specificatamente alla mission istituzionale, che ovviamente è quella delle pubbliche amministrazioni locali e quella di rivolgersi a cittadini e imprese e servizi, hanno un peso maggiore per quello che riguarda l'indicatore front office. Viceversa, per quello che riguarda modelli e tecnologie abilitanti, è stato introdotto un peso maggiore per quello che riguarda il peso relativo alle pubbliche amministrazioni centrali. Si è ritenuto in questa prima fase di mantenere regioni e province autonome con la stessa pesatura per il front office e i modelli di tecnologie abilitanti, perché in qualche modo sono abbastanza diciamo, uniformi per quello che riguarda la loro mission, insomma, da una parte all'altra. In questo caso leggo che non si sente, se mi date una conferma, io penso si sente, posso proseguire il mio intervento, mi date la conferma? Sentiamo Sì, bene, Antonio, credo. No, devi perché parlare un leggevo po' più qualcuno in vicino al microfono. Sì. Ok. No, leggevo che qualcuno in chat non sentiva, però probabilmente parlo più alta voce. Ok. Ok. Allora, quindi questo diciamo un po' la costruzione dell'indice, quindi che già ritrovate nel report precedente, ma che quest'anno è stato aggiornato e consolidato con questo elemento di peso rispetto alla tipologia di pubblica amministrazione. Da questo noi possiamo poi, siamo andati un po' a vedere quello che vi dicevo prima, qual è il percorso di innovazione digitale che stanno facendo gli enti e quindi qual è il Digital Innovation Path di questi enti. Distribuendo, come vedete in questo grafico, gli enti per componenti dell'indice di readiness digitale, quindi mettendo nelle due assi l'indice di readiness front office e dall'altra parte modelli e tecnologie abilitanti, vediamo intanto una distribuzione che già in qualche maniera nella presentazione dei dati e delle informazioni che sono state arrivate in precedenza dai miei colleghi, si vede una correlazione abbastanza lineare che alla crescita di un indice, cioè di uno dei due ambiti, cioè front office o modelli di tecnologia abilitante, cresce in maniera lineare l'indice generale, quello di readiness digitale.
Se vediamo nel primo quadrante, troviamo quello in alto a sinistra, troviamo le amministrazioni che hanno un indice di metodologie e tecnologie abilitanti alto e un relativo basso indice di front office. Nel quadrante in basso a sinistra, nel quadrante 2, troviamo invece poche, devo dire, pubbliche amministrazioni che hanno un indice basso sia per quello che riguarda l'area front office sia per quello che riguarda l'area modelli tecnologie abilitanti. Nel quadrante a destra, in basso, il terzo quadrante, troviamo invece chi ha un indice di front office più alto rispetto a un indicatore modelli tecnologie abilitante medio-basso, mentre la maggioranza degli enti, come vedete, si posiziona nel quarto quadrante a destra in alto, dove abbiamo la maggioranza degli enti distribuiti che ha un buon livello di indice di front office e un buon alto livello nell'area modelli e tecnologie abilitanti. In quest'area troviamo in particolare enti pubbliche amministrazioni centrali più regioni e province autonome. Abbiamo anche qualche pubblica amministrazione locale, però la crescita diciamo interessante è che appunto all'aumentare di una classe, di un'area di indice, front office, piuttosto che modelli di tecnologia abilitante, le amministrazioni si posizionano via via verso il quadrante alto, il quarto quadrante. Questo quindi ci fa pensare che insomma la lettura dei dati abbia in qualche maniera diciamo segua quello che è il processo di spesa. Se posizioniamo invece e facciamo quest'altro, diciamo, abbiamo fatto quest'altra analisi, se posizioniamo invece gli enti per componente dell'indice readiness digitale e lo correliamo alla quota della spesa per l'innovazione, che abbiamo visto prima, quindi quanto le pubbliche amministrazioni spendono in termini di innovazione. Vedete queste palline, anche qui possiamo vedere come nel quarto quadrante ci sia la maggioranza degli enti e siccome in questo grafico è rappresentata anche la classe di spese, quindi le palline, la grandezza del pallogramma, diciamo, delle palline che vedete qui rappresentate, rappresentano la classe di spesa, quindi dal 70, del maggiore 75%, tra il 50 e il 75%, tra il 25 e il 50% di quota di spese per innovazione, 0,25%. Vediamo anche qui, intanto una maggioranza di enti che si posizionano nel quarto quadrante, quindi, e che sono enti che hanno una classe di spesa minore del 50% di spese di innovazione, tra il 25 e il 50%. E questo quindi ci indica un buon grado di efficienza economica e un buon livello di digital readiness. Quindi l'indicatore sale con una classe di spesa tra il 25 e il 50%, quindi non altissima, e per cui c'è anche qui una linearità tra la classe di spesa e il relativo indice di maturità digitale, che quindi va via via. E diciamo le pubbliche amministrazioni efficientano sempre più con una quota spesa per innovazione non tanto alta, ma aumentano l'indice e quindi aumentano il loro livello di capacità di trasformazione digitale ambito. Queste rappresentazioni che ci fanno vedere un po' come si stanno muovendo. Le possiamo vedere in maniera poi particolarizzata rispetto allo stadio del Digital Innovation Path, quindi del percorso che stanno facendo, dove noi abbiamo classificato, ma questo è più per una questione di rappresentazione rispetto all'indice. Come vedete abbiamo rappresentato in quattro classi diverse, quattro gruppi diverse, che rappresentano lo stadio raggiunto di Digital Innovation Path da ogni amministrazione. Abbiamo quattro ambiti: Digital Starter, Growing, Advanced, Digital Leader, che sono rappresentativi dell'indice a cui il punteggio, insomma, che è stato raggiunto dell'indice, quindi da 0 a 25, da 25 a 50, 50 a 75, oppure con un indice maggiore di 75.
sono ancora poche quelle che diciamo possiamo definire digital leader, cioè caratterizzate da un livello di digitalizzazione molto alto sia a livello di front office sia a livello di tecnologie abilitanti. La maggior parte si posiziona nella parte advanced, che sono enti che stanno accelerando sensibilmente la loro trasformazione digitale e l'innovazione su diversi fronti, che rappresenta il 64% del campione, quindi delle amministrazioni panel, con una parte diciamo, molto bassa di digital starter. Diciamo, su questo grafico vi posso sorprendere che la maggior parte delle amministrazioni che sono inquadrate nella parte del 64%, quindi advanced, sono regioni e province autonome che hanno un indicatore quindi abbastanza alto. Ma questo poi ci fa, non è, è assolutamente una classifica, è semplicemente una rappresentazione per capire quali sono i gap da colmare, perché all'interno di questo ovviamente ci sono una serie di dati e di informazioni che noi reperiamo dalla nostra indagine, per cui servono poi a capire sempre meglio come si posizionano gli enti rispetto al percorso di innovazione digitale. È un indicatore, come tutte le misurazioni dell'innovazione, sono elementi che sono importanti poi per il processo, proprio come orientamento del processo di innovazione digitale, perché anche le politiche, gli indirizzi strategici diciamo, tutte le politiche di innovazione che vengono svolte da parte degli enti istituzionali, da parte della stessa pubblica amministrazione, le strategie che vengono prese in essere, sono assolutamente più, diciamo, più mirate nel momento in cui ci sia una misurazione, un indicatore che ne possa accompagnare il loro processo. Come sapete, di misurazioni e di indicatori ce ne sono una serie infinita, ognuno ha una sua significatività. Noi quello che abbiamo provato a fare è quindi diciamo questo percorso in cui all'analisi della spesa, la raccolta dati e informazioni, costruendo questo indice ci serve e serve alle amministrazioni per avere un'indicazione un po' più puntuale dei percorsi che stanno facendo in questo ambito. Posso sicuramente dire che il lavoro che stiamo facendo è in progress, perché questa parte di indicatori e di misurazioni che andiamo a fare annualmente nel nostro lavoro di raccolta dati sicuramente avrà poi un impatto e sarà aggiornato rispetto a quello che l'incidenza può essere tutta la parte del PNRR. Perché se noi immaginiamo per esempio diciamo, tutta la parte anche che verrà finanziata, che già oggi viene finanziata, per esempio parliamo dell'avviso ai comuni sulla migrazione cloud, probabilmente la parte cloud computing ci saranno dati diversi, cambierà il percorso di alcuni pubblica amministrazione, alcune tipologie, ma questo afferisce un po' a tutti gli ambiti che saranno diciamo, oggetto poi di finanziamenti relativi al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza dell'Italia. Tutto questo diciamo, sarà un po' un lavoro che faremo diciamo, nel corso del tempo per poterlo andare a affinare e sempre a migliorare per dare un'indicazione sempre più puntuale alle amministrazioni che partecipano alla nostra indagine. Da questo punto mi fermerei qui, lascerei poi la parola ai miei colleghi e tutti insieme proviamo a dare qualche risposta rispetto a domande che si sono pervenute. Resto qui. Allora, ci sono intanto due domande. Grazie a tutti, grazie perché siete stati molto chiari. Volevo appunto dire che ci sono due domande e varie considerazioni. Darei la precedenza alle domande e poi eventualmente rispondiamo anche alle considerazioni che sono state fatte, soprattutto sulla prima parte del nostro webinar. Ve le gestite da sole? Le domande, Ok. Federica, Antonio e anche Sì. Nicola, ce n'è una per Nicola. Ok? Sì. Ok. Va bene. Ma per quanto mi riguarda, poi probabilmente i colleghi potranno dire qualcosa in più. Diciamo che il grande progetto è l'Agenzia Cybersicurezza Nazionale, sostanzialmente. Non è al momento, diciamo che l'attività è in capo all'agenzia,
Recentemente, ecco, se vogliamo fare un collegamento con la Regione Lazio, è nato da poco il Centro Regionale di Formazione della Regione, proprio in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, volto proprio a formare delle professionalità in grado di aumentare il livello di sicurezza negli enti. Però diciamo che lo Stato sì, è la più grande iniziativa, appunto, l'istituzione di questa nuova agenzia. Allora, forse rimanendo all'indice, non lo so, Fede, provo a rispondere io a Sì, qualcosa, poi dici. Ok, come volete. Sì, sono poi aperti ai diciamo, doni. integra. Allora, relativamente diciamo a quello che, rappresentando l'indice, ai colleghi che mi hanno posto alcune domande. Allora, per quanto riguarda correlazione tra indice e persone occupate nelle amministrazioni, non c'è una diretta correlazione in questo senso. L'indicazione delle persone occupate nelle amministrazioni è uno degli elementi che invece nella raccolta dati della spesa andiamo a recuperare, però diciamo gli ambiti su cui viene correlato l'indice sono quelli che vi ho descritto. Nello specifico potremmo anche andare a valutare una delle opzioni che nel percorso insomma di consolidamento e di aggiornamento dell'indice, quello di correlarlo al numero di persone occupate, può essere un elemento che però è, diciamo, non è così facilmente diciamo, correlabile però sicuramente è un elemento che possiamo tenere in considerazione e che stiamo già valutando. Quindi è una domanda su cui stiamo riflettendo, su come poi poterlo, diciamo, rappresentare di un indicatore. Poi ci sono gli enti digital leader, come possono trainare verso la transizione digitale? Sicuramente, diciamo, attraverso poi quello che è un percorso di scambio e dialogo. In questo momento, a noi l'indicazione dei digital leader, chi sono e che cosa fanno, abbiamo dei dati che possiamo poi mettere in qualche maniera a fattor comune. Penso che in qualche maniera poi attualmente i dati della propria amministrazione, che poi risponde anche all'altra domanda, inerente all'indice di innovazione, sì, li possiamo in qualche maniera avere, no? Perché comunque sono dati che voi ci avete restituito, quindi sostanzialmente l'indice rispetto alla propria amministrazione, alcuni dati che abbiamo comunque a disposizione che magari nello specifico possiamo Possiamo aggiungere un sì, insomma. elemento alla tua presentazione e che è Sì. questa, una riflessione che si Sì. collega anche a queste domande che sono state poste. La costruzione di questo indice sintetico di valutazione della preparazione, della readiness e del posizionamento degli enti sul percorso di trasformazione digitale, oltre ad avere una finalità di analisi e studio, no? Quindi per poi poter rappresentare situazioni e fenomeni, in realtà ha un altro obiettivo, che ovviamente deve anche avere il tempo di consolidarsi, di metabolizzarsi, che è quello di diventare poi uno strumento con cui, al di là delle amministrazioni che partecipano come panel alla rilevazione e che quindi vengono misurate da noi con questo indice sintetico, questo diventi esso stesso, questa misurazione, un sistema di self-assessment a disposizione di tutte le amministrazioni, sia per valutarsi, diciamo in generale, sia per valutarsi rispetto a amministrazioni simili per cluster, per dimensioni, per area geografica, diventa poi a quel punto uno strumento per avere una fotografia sintetica di come si è rispetto al contesto. Chiaramente bisogna accettare per buone
le assunzioni di base, come in qualsiasi indice di questo tipo. E le assunzioni sono, in linea generale, sono quelle che vi ha raccontato Antonio. Poi chiaramente ci sono elementi sulla ponderazione dei parametri, eccetera, che sono cose un po' più specifiche, che però, insomma, fanno parte della costruzione di questo strumento. Quindi questo per aggiungere, insomma, un elemento ancora in più a questo ragionamento sul tema dell'indice, che appunto non ha solo una finalità di studio, sicuramente. E poi per quanto riguarda la sicurezza, leggevo sì che anche la regione Sardegna si sta attivando per la realizzazione di un polo per la sicurezza cibernetica. Sì, infatti, diciamo che la domanda quella, sì, era molto ampia, diciamo, esistono dei progetti in tema di cybersicurezza. In realtà dovrebbe esistere una definizione, una governance al di là di quella istituzionale, no? Che avrà come soggetto trainante la nuova agenzia per la cybersicurezza a livello nazionale. Sicuramente a livello di singola amministrazione, è un po' anche le domande che noi mettiamo nel questionario, servono anche a mettere in evidenza questa maturità, questo anche avviarsi in un percorso che è vedere la sicurezza a 360 gradi, cioè vederne sia gli aspetti di, se vogliamo, materiali e immateriali di investimento, sia, come diceva giustamente Nicola, facendo cenno all'aspetto di formazione e di sensibilizzazione del personale o comunque dei dipendenti di ciascuna amministrazione, in termini di consapevolezza, di awareness di quali sono, cosa possono essere, come può essere e come possono essere passati di cyber security. Quindi in realtà può parlare di un progetto, ma di una scelta di campo che è oramai, come dire, evidente come necessità anche ai non addetti ai lavori, per il semplice motivo che la pandemia si è portata dietro anche tanti e vari episodi legati soprattutto al mondo sanitario, in cui si è vista tutta la vulnerabilità da parte di questi sistemi. Non so se volete rispondere, io non ho seguito poi le ultime domande. Rispetto allo stadio, Federe, rispondo a Angela Dalfino che ci chiede come viene stabilito lo stadio del Digital Innovation Path. Di fatto, la classificazione rispetto al Digital Innovation Path è stata stabilita, diciamo, rispetto al numero, al punteggio che ogni amministrazione, attraverso appunto, il calcolo dell'indice, raggiunge tra 0 a 25, da 25 a 50, 50 a 75, 75 maggiori 75, l'indice vengono classificati nelle quattro aree, diciamo, che sono Digital Starter, Growing, Advanced e Digital Leader. Quindi secondo proprio l'indice, qual è il risultato del calcolo sostanzialmente rispetto a questa metodologia? Quel caso viene appunto l'amministrazione viene inserita nello stadio, diciamo, relativo alla propria Sì, classe. e per quanto riguarda i dati della propria amministrazione, questo non so se avevi già risposto, dipende, cioè, nel senso, se è una delle amministrazioni panel, la sua amministrazione, la domanda era di Renato Se ha Serra, se ha partecipato. partecipato alla rilevazione. Noi chiaramente non li pubblichiamo in maniera puntuale i dati, ma li possiamo comunque fornire. Però stiamo parlando sempre del panel delle famose 76/74 amministrazioni. Allora, poi c'è l'ultima domanda che non è in realtà una domanda, è un po' così, un
Una provocazione, ma non, che non può essere Dibattito. per, insomma, non, che cosa ne pensate della nuova società INAIL, INPS, ISTAT e che fine faranno gli informatici di questi tre enti? Beh, sappiamo che è una delle operazioni appena avviate più grandi, diciamo, della nuova era, anche dell'era PNRR. Che cosa ne pensiamo? Da che punto di vista? Non ce ne potrebbero essere tanti. Riguardo alle risorse, io non credo, ma questa è una mia personalissima opinione, che degli informatici nel mondo in cui viviamo e cui vivono le amministrazioni possano rimanere senza lavoro. Mi sembrerebbe veramente un paradosso, ecco, insomma, in un momento in cui sono tra le figure più richieste tra tutti i livelli di tutte le amministrazioni, per cui sinceramente che cosa sarà di questa nuova società staremo a vedere, insomma, è un po' presto per dirlo. Su questa dei digital leader credo che Antonio abbia già risposto, insomma, in qualche modo, e poi io abbia aggiunto anche delle. Sicuramente possono essere, no, portatori di lesson learned, di insomma, cose che abbiamo già detto. L'interoperabilità dei dati con gli enti classificati digitali e come possono dialogare? Nel senso se l'interoperabilità è uno dei parametri presi in considerazione dall'indice o non mi è chiarissima la domanda. Non so se è collegato. Alberto Di Muro. Alberto Di Muro. No, Diciamo anch'io che non avevo, l'interoperabilità diciamo, ben dei dati interpretato. è uno degli elementi non so se vi ricordate com'era la composizione, no? Del front office e della parte invece abilitante, delle tecnologie abilitanti. E della metodologia dell'indice, e chiaramente nell'ambito dati, nell'ambito della governance dei dati, realizzare l'interoperabilità dei dati è uno degli elementi che, diciamo, porta punteggio, ecco, se vogliamo, se questa era la domanda. No, quindi come dialogano gli elementi No, classificati dico, come diversamente in termini dialoga? di accesso ai dati? Allora, a prescindere che questa classificazione come dire, non ha nulla di più che un valore di studio, di analisi e di come dire, restituzione di informazioni, quindi non stiamo parlando di una classificazione o di una certificazione, cosa per cui ci sono altri colleghi AGID e che per ciascuno specifico perimetro di riferimento realizzano. Non riesco, sinceramente non riesco a capire questa domanda, nel senso non stiamo parlando di una certificazione di alcun tipo, stiamo ragionando, è un'analisi economica, quali quantitativa e di l'applicazione di una metodologia di analisi ai dati raccolti. Quindi non lo so, non riesco forse a capire no, sicuramente c'è qualcosa che nella domanda così insomma stretta che non emerge, però insomma possiamo comunque affrontare anche in un altro momento questo argomento, insomma, se è di interesse. Allora, se avete esaurito le domande, come sembra, perché siamo già ai saluti, io vi ringrazierei ancora tanto, quindi ringrazio Federica Ciampa, Daniela Romano, Nicola Veglianti e Antonio Tappi, grazie mille. Quindi con loro si è chiuso oggi questo ciclo di webinar. Per chi volesse recuperare eventualmente webinar persi, vi rimando sempre alla pagina di Eventi PA
che vi abbiamo messo più volte in chat, perché dalla pagina di Eventipia risalite al nostro canale YouTube, dove sono appunto tutte le registrazioni degli eventi precedenti. Inoltre vi rimando al 3 e al 5 di maggio, per chi appunto è interessato a parlare di cittadinanza digitale, perché continua il ciclo che abbiamo avviato sempre con Agid, e in particolare appunto nelle 2 date di aprile precedenti, e quindi continua il 3 e il 5 maggio. E poi invece vi annuncio che il 17 maggio ci sarà l'avvio di un altro ciclo di webinar dedicato alle competenze digitali, che cerca di mettere un po' a sistema gli studi che si sono fatti sulle competenze digitali, con un focus in particolare sulle competenze di leadership, e che ricade all'interno, che per noi è l'avvio di un ciclo sulle competenze digitali, ma in particolare il webinar del 17 maggio ricade all'interno delle iniziative della settimana dell'amministrazione aperta, che vengono organizzate all'interno e con appunto i soggetti dell'Open Government Partnership. Quindi, insomma, se consultate Eventipia ritrovate appunto le date di questi eventi che vi ho preannunciato, che spero appunto vi interessino. Intanto vi ringrazio e vi saluto, e per qualsiasi appunto diciamo rimando, recupero di materiale, eccetera, eccetera, Eventipia è sempre la vostra fonte. Grazie mille, grazie, a Grazie, arrivederci. presto. Sì. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie.